Siete nati lo stesso anno, siete entrambi di Monza e avete frequentato insieme l'Università Bocconi. Un'amicizia che dura da 50 anni. Più di 50 anni? Molto di più, perché in realtà la nostra amicizia è nata in prima media, quindi è una storia vecchissima di quando eravamo bambine. E la Bocconi è stata la conferma, perché la scelta è stata fatta insieme. Insieme, con i nostri genitori, ma... Sì, c'era una mia cugina... che viveva un po' anche nel pensionato perché stava nel Bresciano, che aveva frequentato la Bocconi, che si era laureata 4-5 anni prima di noi e che diceva molto bene della Bocconi. Ma poi era la fama della Bocconi che ci aveva attirato. Attirato, è assolutamente. Vero. Assolutamente. Sì. La fama di una facoltà di lingue e letterature straniere nata vicino a una facoltà di economia e commercio come Ca' Foscari di Venezia e l'Orientale di Napoli. E quindi con l'attenzione della lingua come strumento per altre cose, se vogliamo, e non come nelle facoltà di lettere dove le lingue erano e sono tuttora forse sorelle povere. Com'era studiare negli anni 60 rispetto a come si studia oggi? Forse il modo di studiare è sempre lo stesso, ecco, occorre passione, coraggio, affrontare le difficoltà. Ecco, adesso c'è una tecnologia che ti aiuta molto di più, ecco, però penso che l'impegno deve essere lo stesso ieri come oggi. Oggi e la passione, la passione. E l'essere in un ambiente gradevole, e lì c'era perché era relativamente piccola anche l'università. Frequentata prevalentemente da donne, perché tutte le facoltà umanistiche sono sempre state così. Gli uomini erano pochi e erano o eccellenti o pessimi. Questo non me lo ricordo. Io mi ricordo pochissimi compagni di corso. La sala convegno, secondo me, io non so se tu ti ricordi, il bar si chiamava sala convegno, aperto. Sì. Sì. Aperto a studenti e insegnanti, docenti, studenti. E docenti. Ed era bello questo incontrare, secondo me era avanti nel tempo questo di poter incontrare i nostri docenti nel quarto d'ora accademico e andare a vedere che loro magari bevevano il tè. Come il nostro professor Fotti, ti ricordi, beveva il tè e un marron glacé, cosa che mi è rimasta impressa e che abbiamo seguito molto volentieri. Ieri lui ci ascoltava durante questo quarto d'ora, ci ascoltava. Sì. Allora il professore era abbastanza lontano dall'allievo, e dopo il 68 che il professore ha messo l'ora di ricevimento degli studenti. Da noi era impensabile l'idea che in ogni settimana ci fosse un'ora di ricevimento degli studenti. Ricordo la difficoltà dei dettati sempre più difficili. micidiali davvero, sì. Però che affrontavamo con coraggio e anche proprio, non so, con la gioia di essere giovani, di fare qualcosa di bello anche per noi, per il nostro futuro. Ecco, tra gli elementi proprio che distinguevano la Bocconi dalle altre università era anche la grossa opportunità che ci era offerta durante l'estate. Non potevamo frequentare la Sorbona con uno stage estivo organizzato dalla Bocconi stessa. Ecco, questo ci ha permesso di conoscere delle realtà diverse, una città affascinante come Parigi, è vero, poi di incontrare altre realtà, ragazzi che arrivavano da tutte le parti del mondo, perché ecco, vivere in un foyer ad esempio con compagni di nazionalità diverse, e poi il fascino della Sorbona, era notevolissimo. Faccio una sorta di Erasmus ante litteram, se vogliamo. In realtà non c'erano gli esami riconosciuti, perché quello non esisteva, il concetto dell'esame riconosciuto di un altro paese, riconosciuto in un paese diverso. Però la preparazione
con i nostri professori che venivano con noi e poi il lavoro della tesi che è stato fatto in autonomia completa nelle facoltà, nelle biblioteche parigine. Quello era molto bello, la biblioteca. Adesso gli studenti fanno tutto e trovano tutto sul computer, invece il fascino della giornata in biblioteca, di una grande biblioteca come era la BN, importante, la Biblioteca Nazionale, era affascinante, il dover arrivare presto la mattina perché poi ci voleva un'oretta circa perché arrivasse il libro, poi tenerlo anche nel momento del panino, a mezzogiorno, riprenderlo, non perderlo. E poi quella sfera raccolta di silenzio, io indimenticabile, sì. Quelle belle lampade che stile Liberty che rischiaravano il nostro scrittorio, che era enorme, comodissimo, dove si lavorava benissimo. Silenzio perfetto perché c'erano dei... Tutte persone più grandi di noi. E poi anche degli appariteur, come si chiamano, severissimi. Per cui se uno si soffiava il naso veniva immediatamente tacitato. Ecco. Silenzio. Il momento della laurea, un traguardo significativo. E tutto il percorso della Bocconi ci è servito nella nostra vita, proprio anche affrontare la difficoltà, superarla, certo. La tenacia dello studio in Bocconi, perché era un'università non semplice, per né nulla. Nel piano di studio, né nelle difficoltà che ti si presentavano. Assolutamente, così il gusto della scoperta, il gusto della... Sì, il piacere di conoscere, il desiderio di approfondire, di conoscere. È nato lì, insieme alla preparazione precedente, ma soprattutto lì, e il momento della tesi, però avevamo anche le idee molto chiare, perché ti ricordi che c'era stavano costruendo il dizionario Garzanti, francese-italiano, italiano-francese, e tutti ci invitavano, i professori vari ci invitavano a far parte dell'equipe e lavorare per il dizionario, e noi abbiamo detto scelto no, noi facciamo l'insegnamento, sì. E quindi non vogliamo, adesso ci diamo all'insegnamento, cioè anche in noi si vede che c'era la vocazione dell'insegnamento assolutamente precisa, ecco. Il primo ricordo che vi viene in mente pensando alla Bocconi. Dillo prima tu. Se quando sono entrata l'ho messo piede per la prima volta in Bocconi, molto emozionata, affascinata dall'idea appunto di imparare le lingue, di diventare quasi cittadina del mondo, diciamo, e però anche molto emozionata e consapevole che le difficoltà da affrontare erano numerose, e anche si sentiva la responsabilità anche verso la nostra famiglia di finire nei canonici 4 anni, ecco, questa è l'emozione più grande. Sì, la fatica del momento dell'esame, cioè l'incognita dell'esame, anche se eravamo preparate, preparatissime, però come sempre c'è una parte di punto di domanda, e quindi un po' quando l'esame andava bene, la spinta a prepararne immediatamente un altro. Io dentro di me dicevo, adesso io stasera vado a Monza a piedi, per dire, era tale la spinta dell'esame, è andato bene, io vado a Monza a piedi. Cosa significa per voi essere alunne Bocconi? Un incredibile senso di appartenenza che è rinato, ad esempio, in me dopo il festeggiamento dei 50 anni di laurea. Non credevo di essere così radicata, affezionata alla Bocconi, e l'orgoglio l'abbiamo forse sempre avuto, perché insomma essere bocconiana, essere uscita dalla Bocconi per i nostri tempi era qualcosa di veramente importante. Sì, e quindi questo è rimasto probabilmente. È rimasto. E si è radicato in noi senz'altro. Però è rimasto in noi anche proprio il desiderio ancora di conoscere la curiosità del nuovo, ecco. Per esempio adesso ci siamo appassionate a storia dell'arte. Certo, cioè, Bocconi certo. Ci ha proprio lasciato questa eredità di non smettere mai di imparare. Certo,
certo. Di arricchire le nostre conoscenze, che è molto bello alla nostra età, perché ci aiuta molto anche a vivere bene, a vivere certo. anche serenamente. Certo, certo, la lettura sì. insomma, la lettura, e l'approfondimento. Sì. Leggiamo ancora, abbiamo anche molto, vabbè, tu sì. è stata la tua professione, ma io ho sempre letto quando sì, potevo sempre, libri sempre. Di letteratura francese, anche contemporanea. Certo, certo. Anche perché la Francia ancora oggi degli ottimi scrittori, Baudelaire, Maquin, degli ottimi autori. Autori, il non piacere. L'abbiamo lasciato mai, ecco, questo piacere, questa sì, ricerca. Sì, sì. Perché avete deciso di sostenere il fondo per le borse di studio dedicate agli studenti? E beh, proprio il pensare che è giusto, ci sono tanti talenti e che ci sono anche persone che hanno difficoltà a mettere a frutto davvero tutti questi talenti, e quindi se si può un po' di aiuto è giusto darlo nell'ambiente e nei contesti che sono stati nostri quindi proprio... Ecco, io lo ritengo giusto ma anche quasi doveroso, ecco, proprio dare una mano ai giovani affinché vivano la nostra stessa esperienza, ecco, certo. in modo diverso ormai. Per forza, per forza, certo, ma che per una ragione anche di continuità, insomma. È vero, quasi un ponte tra, sì, sì, tra generazioni. Tra generazioni. Assolutamente sì.